All'interno dell'Ombra di Caravaggio, dove interpreti una musa, un personaggio un po' fuori dall'ordinario, almeno per i canoni dell'epoca, immagino che prima di arrivare sul set tu ti sia anche un po' documentata, o meglio abbia cercato di farlo. Quindi mi incuriosiva sapere che cosa hai trovato, se hai trovato qualcosa, insomma, sul tuo personaggio, ma soprattutto che cosa ti ha sorpreso della vita di Caravaggio e, se posso permettermi, cosa hai bonariamente invidiato della sua esistenza. Caravaggio lo conoscevo bene perché l'avevo portato agli esami di maturità. Io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, quindi era l'artista che quando ci fermavamo a studiarlo era quello dove approfondire, cioè c'era l'approfondimento, l'attrazione verso questo artista, verso le sue opere, quello che ha portato il grande cambiamento sulla luce, ritraeva persone dalla strada, clochard, prostitute, insomma, diciamo, gente inattrezzata al vivere. Gli ultimi degli ultimi li faceva diventare santi, madonne. Quindi questa era la sua grande novità, perché lui cercava la verità delle persone e le trasformava santi, in Madonna. Questa è la grande forza di questo artista. Aveva poi il senso della scena, dell'inquadratura, della messa in scena, del teatro. All'interno del film, a un certo punto, il tuo personaggio si mostra anche un po' spavaldo, cioè c'è proprio una frase che dice: sarò pure una prostituta, però faccio parte di quel dipinto, sono diventata una Madonna. È una cosa molto moderna, pure se vogliamo, è una rivincita che quel personaggio si prende. E quanto ci hai messo del tuo in questa rivincita, in questa ribellione? Beh, è stata la musa di un grande artista, penso che poi si sono frequentati per qualche anno, cioè, lei è stata protagonista di diverse opere del Merisi, quindi oltre alla grande attrazione che lei aveva chiaramente, come tutte le donne che lui incontrava, aveva verso un grande artista, verso una testa piena di talento, comunque si sentiva anche, era inorgoglita dal fatto che comunque i papi andavano a pregare sotto l'opera del Caravaggio, sotto la sua faccia, ecco. E non posso non chiederti com'è stato il rapporto sul set con Riccardo Scamarcio e, insomma, quali sono state magari le scene salienti, quelle che ti sono rimaste più impresse, insomma, girandole. Ah, sono state tutte, anche l'incontro tra di loro è stato l'incontro quando lui la vede quel bambino in braccio. Secondo me un incontro molto, molto importante, perché lui ha la visione proprio del dipinto, dell'opera che farà, e lei in quel momento viene totalmente attratta dal grande artista. E, infatti, nella Madonna dei Pellegrini, proprio quell'immagine.